Questa è la nuova automotrice ferroviaria Fiat 077B. Esce dalle officine del materiale ferroviario Fiat per un viaggio di prova. Fai 100 km all'ora, può farne 120. La stampa italiana ed estera ha pubblicato ampi servizi che mettono in luce l'importanza di questo nuovo prodotto della tecnica ferroviaria Fiat. Un attimo di sosta a Porta Nuova per ospitare i numerosi giornalisti italiani ed esteri che non potranno fare a meno di ammirarne le prestazioni, le comodità, l'eleganza durante il viaggio sulla linea Torino-Cuneo. La Fiat è stata la pioniera dell'automotrice ferroviaria in Europa. L'ha creata lei nel 1931. Un'idea elementare eppure di grande portata. Un veicolo ferroviario vero e proprio, ma concepito automobilisticamente. Cioè poco peso, grande stabilità, forte velocità, basso costo di esercizio. L'ideale per viaggi ferroviari rapidi, con il massimo di economia e il minimo impiego di personale. Dal 1931 l'idea Fiat ha dilagato in tutto il mondo e le realizzazioni ferroviarie Fiat hanno avuto uno sviluppo di continuo progresso tecnico e pratico. Notiamoci le caratteristiche tecniche di questo modernissimo veicolo. L'automotrice Fiat 077B è del tipo a metà aderenza. Ogni carrello ha un asse motore e un asse portante. È azionata da due motori Fiat tipo 700 a 6 cilindri orizzontali, ciclo diesel, 4 tempi, iniezione diretta, cilindrata litri 20-150, potenza continuativa 210 cavalli a 1550 giri al minuto primo. I motori, collocati sotto il pavimento, consentono il massimo sfruttamento di spazio utile. La frizione è bidisco, semicentrifuga, applicata direttamente al motore. Il cambio meccanico è a 5 marce sincronizzate con coppie di ingranaggi sempre in presa e a lubrificazione forzata. La sospensione è doppia, sulle boccole con molle ad elica e sulla trave oscillante con molle a balestra. La cassa è a struttura tubolare con rivestimento esterno in lamiera di acciaio puntata elettricamente all'ossatura. Riscaldamento ad aria calda. Questa è l'automotrice singola, lunga più di 24 metri, larga 3, 85 posti a sedere, di cui 24 di prima classe. Ma due automotrici abbinate più una vettura rimorchio fanno un convoglio di 75 metri, capace complessivamente di 273 posti a sedere. I viaggiatori constatano come si viaggi bene sulla nuova automotrice Fiat, senza scosse, divani comodi, largo corridoio, visibilità panoramica, eleganza, riscaldamento, bar, eccetera. Nonostante la forte velocità e le curve, si può comodamente seduti o in piedi al bar sorseggiare un buon aperitivo. In caso di vettura affollata non mancano i sedili supplementari. Il governo greco ha ordinato alla Fiat, in conto accordo collaborazione, 16 di queste automotrici, oltre a diverse vetture rimorchio. Le prime sono già arrivate in Grecia. Il viaggio inaugurale è stato effettuato da Atene a Kalkis il 20 novembre, presenti autorità governative e ferroviarie elleniche, personalità e giornalisti di Atene. Anche i viaggiatori greci, come già gli italiani, hanno potuto rendersi conto delle qualità per cui questa automotrice è veramente un prodotto di esportazione ricercatissimo. Il viaggio è stato un successo per la tecnica e per il lavoro italiano e ha dato luogo ad una calorosa, simpatica manifestazione di amicizia italo-greca, sia durante il percorso che nella visita alle città. Questi binari sono solcati da un vero treno che può raggiungere anche i 120 km all'ora. L'azzurro e l'argento della veloce automotrice Fiat risplendono in corsa al sole dell'Ellade. Risplenderanno sotto altri cieli mediterranei ed atlantici,
dovunque le ferrovie vogliano offrire ai viaggiatori il più moderno ed economico mezzo di rapida comunicazione.